Isabella, l'Aga sta vivendo sicuramente un momento molto positivo, è stato sicuramente quello, come per tutte le discipline sportive di quest'anno, un anno difficile dove avete stretto i denti, però tante persone si stanno avvicinando al tiro con l'arco, si prevede quindi un settembre all'insegna di nuove prove, di nuovi soci, di tanto movimento. Certo, buongiorno a tutti. Sì, non so se è stato l'input delle Olimpiadi o altre cose, comunque c'è stata una buona ripresa durante le ferie estive, parecchie richieste per corsi, per provare a tirare con l'arco, eccetera. La frequentazione è aumentata nella nostra società, infatti anche i soci sono aumentati in questo periodo. C'è parecchio interesse, questo è vero, sì. Raccontaci come si può fare per avvicinarsi all'attività presso la vostra società, quali sono i campi di tiro, qual è la passione che tutto il gruppo dirigente mette nella promozione del tiro con l'arco, che insomma anche alle Olimpiadi abbiamo visto, è una bella tradizione italiana. Certo, è stata una bella cosa per tutti noi. E, niente, da noi abbiamo due campi in piano per provare su Arrighi e un bosco intero con i bersagli, però quello sì, si fa più in là per provare, si viene su al campo in questo periodo estivo e c'è sempre più o meno un istruttore a disposizione. Si può fare una prova o si può telefonare dal nostro sito, ci sono tutte le informazioni dettagliate. E prendere appuntamento per fare o una prova o addirittura prenotarsi per i corsi che più o meno partono una volta al mese. C'è un corso di un mese dove si insegna la base e le fondamentali del tiro con l'arco e dove praticamente l'arciere poi può decidere che tipo di arco può utilizzare e che disciplina di più gli piace dentro il tiro con l'arco. Qual è il motivo principale per cui consigliate di iniziare questa disciplina, almeno provarla? E provare perché in questa stagione poi è molto bello perché stiamo all'aria aperta, in mezzo al verde, in un ambiente senz'altro amichevole e molto bello. E poi è una disciplina che senz'altro aiuta a rilassarsi, a centrarsi dentro se stessi e se qualcuno lo vuole, questo sarebbe l'obiettivo principale, fare anche delle gare, avere anche delle soddisfazioni sportive che non sono, insomma, abbiamo visto le Olimpiadi e vabbè, quelle sono delle eccellenze, però anche nel nostro piccolo una persona di qualsiasi età può avere delle soddisfazioni nelle gare che facciamo noi e tutti gli arcieri, insomma. A proposito di gare, quali saranno le prossime? Allora, le prossime ci sono i campionati regionali 3D a Finale Ligure, che sono molto belli. Il contesto è molto bello, ci sono stati i nazionali 2 anni fa ed è veramente un bel bosco. Poi ci sono i campionati Targa, che saranno al nord quest'anno. E poi ci prepareremo per l'indoor in ottobre, novembre, cominceremo a fare le gare indoor.